Ciao ragazzi, bentornati nella nostra cucina, come vedete allestita con questa bella fantasia mediterranea. Occasione super speciale perché per il secondo anno consecutivo lavoriamo insieme a Rio Mare su delle ricettine molto sfiziose che, come al solito, lo sapete, io sono un grande fan di quelle ricette one pot, no? Che cosa significa one pot? Che non andiamo a lessare la pasta in una pentola apposta, ma andiamo a cuocere un po' tutto insieme. Un po', come si dice all'italiana, andiamo a risottarla. Facciamo una pasta ammiscata, la facciamo questa pasta ammiscata con dei pomodorini, dei filettini di tonno Rio Mare, ovviamente, della burrata, in questo caso abbiamo ottenuto solo la stracciatella, e poi andiamo a insaporire con un po' di cipollotto, olio, sale, pepe, basilico, insomma tante altre cosine. Io non mi perderei particolarmente in chiacchiere e partirei subito con la ricetta. Facciamo un fondino semplice con il cipollotto. Si va verso l'estate, secondo me il cipollotto è in assoluto il fondo più fresco, quello un po' più aromatico. Lo tagliamo a metà, togliamo la prima guaina e poi sottile. Giro d'olio, mettiamo il nostro cipollotto dentro e tagliamo i nostri pomodorini. Allora, io qua ho preso dei pomodorini rossi classici, in questo caso sono dei ciliegini, ne prendiamo 4, e poi ho preso dei pomodorini gialli. Non c'è un particolare motivo a livello gustativo, diciamo che sono belli da vedere, no? Poi non so se lo sapete, ma il pomodoro in origine nasce giallo. Prendiamo i nostri pomodorini a metà, semplicemente. Il nostro cipollotto sta soffriggendo, mi raccomando, fiamma abbastanza vivace che gli diamo un po' di carattere. Parliamo un attimo del nostro tonno. Che cosa abbiamo? Abbiamo dei filettini di tonno Rio Mare in olio d'oliva. Perché ho scelto questi? Perché sono una monoporzione, perché io devo farmi un piatto, mi faccio un bel piatto di pasta abbondante e mi uso i miei filettini. 2 li utilizzo per fare il fondo e 2 invece li lasciamo integri e li mettiamo in finitura insieme alla nostra burrata. Il cipollotto ha preso un po' di temperatura, dentro i pomodori. Alziamo ancora la fiamma al massimo in questo momento e mettiamo anche i nostri filettini di tonno. 1 e 2. Andiamo a cercare di sfaldare un po' il tonno e i pomodori. Ci mettiamo un po' di sale, così tiriamo fuori il liquido, soprattutto dai pomodori che ci daranno un po' di salsetta, e poi pepe. Sapete cosa vi dico? Io ci metto anche 2 foglioline di basilico. Così interi, così poi magari possiamo anche toglierli. Cioè, tonno, pomodoro, pepe, sale, cipollotto. Cioè, un profumo... Fa già mare, fa già estate. Ho messo un po' troppo pochi pomodori, ma non è un problema, ce li mettiamo ancora adesso. Questa è la fase in cui possiamo ancora correggere la nostra ricetta, no? Ok, voilà, il nostro fondo di tonno, pomodoro, basilico e cipollotto sta andando. È il momento della pasta. Il bello della pasta ammiscata qual è, secondo me? Che ognuna ha la sua cottura. Poi ce ne sarà una un po' più al dente, una un po' più cotta, insomma, è anche molto divertente. La facciamo tostare un attimo in modo tale che tira fuori ancora più amido e quindi verrà ancora più cremetta. Acqua, sempre in ebollizione, mi raccomando. Un mestolo e iniziamo a cuocerla proprio come un risotto. Allora, io non ho salato quest'acqua. Perché? Perché il tonno è già bello saporito. Inoltre abbiamo già salato un po' il soffritto di pomodori, tonno, così, quindi questa l'ho lasciata neutra. Abbassiamo un po' la fiamma e, visto che la pasta poi non è una spugna, quando cuoce assorbe tanta acqua, gli diamo un altro mestolo. Togliamo anche questo basilico che abbiamo messo all'inizio, se lo volete lasciare non è un problema. Una cosa che magari non sapete, molto divertente, è legata all'origine della pasta ammiscata. Voi dovete sapere che inizialmente le confezioni di pasta, come ne abbiamo in mente, non esistevano, no? Per cui c'erano tutti diversi cassetti con i diversi formati di pasta. E quando veniva venduta e c'erano i rimasugli, tutti i rimasugli venivano uniti in un unico cassetto e quello veniva definito il mischiglio. Diciamo, sono delle origini di sostenibilità, no? Di utilizzo di tutta la materia prima. Ora, tempo di cottura 7, 8, 10 minuti. Sono gusti personali, ovviamente, in base a come vi piace. La nostra pasta sta cuocendo, ci rivediamo tra 7 minuti. A dopo. Ragazzi, ci siamo. Vi voglio far vedere una cosa. Questo deve essere l'effetto. Vedete come il sughetto è bello viscoso? Perché l'acqua si è unita alla pasta, si è disciolto l'amido, ha creato questa sorta di cremetta e questo è l'effetto che noi vogliamo per la nostra pasta ammiscata. Manca un po' di sale, una macinata di pepe. Ok, la teniamo leggermente lenta e spegniamo il fuoco. Gli diamo
un giro d'olio. Poi mettiamo già due fiocchettini di burrata che usiamo anche poi in finitura. Un'altra cosa che sembra una banalità, no? Però un chiarino di olio a crudo in mantecatura è incredibile come tiri fuori proprio tutti i profumi anche degli altri ingredienti. Basilico diretto dalla pianta. Che cosa abbiamo qua? Abbiamo del verde del cipollotto. E lo tagliamo proprio finissimissimo. Questo qua lo useremo proprio un pochino per dare quello spigolo di acidità finale in finitura sul piatto. Voilà, ci siamo. Allora, guardate qua. Questo è l'effetto che dovete ottenere, no? Poi, come il più classico dei risotti, lo battiamo sotto. Ok, ciuffettini di burrata, qua e là, non troppi. Mettiamo i nostri filettini di tonno, come vedete ne abbiamo usati due per fare la salsa e due li mettiamo in finiture, per cui una bella confezione intera solo per me. Ok, un pochino del nostro verde del cipollotto, un'ultima spolverata di pepe. Terminiamo con il basilico, giusto per ricordare che nella pasta ovviamente ci sono i profumi e i sapori dell'Italia. Io direi che una di quelle paste che non sbagli mai, pomodoro, tonno, pasta ammiscata, questa bella cremetta, il basilico, se non è stata questa, ragazzi. Noi ci vediamo presto, provate questa ricetta, ditemi cosa ne pensate e ovviamente commentate qua sotto. Ciao ragazzi!